Successo per la prima edizione del Lime Investor Day. L'evento, organizzato da Airtop nella cornice di Palazzo Mezzanotte di Borsa Italiana, offre alla comunità finanziaria italiana l'opportunità di confrontarsi con il top management di PMI di eccellenza nei propri settori di riferimento su strategie di crescita, innovazione e risultati economico-finanziari. Una ventina le società che hanno partecipato alla manifestazione, che si inserisce all'interno di Aim to Liquidity, l'iniziativa nata per favorire l'interesse degli investitori nei confronti dell'Aim Italia. La valenza e il successo dell'Aim Italia di Borsa Italiana, un mercato ad alto potenziale di sviluppo, traspare chiaramente dal crescente numero di collocamenti. I numeri dell'ultimo anno parlano da soli. Nel corso del 2013 le IPO sono state 15 e 5 i collocamenti dei primi mesi del 2014. Le società quotate sull'Aim Italia sono complessivamente 41, con un fatturato complessivo superiore a 1 miliardo di euro e una capitalizzazione totale di 1,6 miliardi. Ci parla di questa giornata Anna Lambiase, amministratore delegato di Airtop. Quali sono le tue prime impressioni sulla prima edizione dell'Aim Investor Day? Ma direi molto molto positive, perché abbiamo una platea di oltre 200 investitori, abbiamo aziende molto dinamiche, ognuna con il suo progetto di innovazione, quindi direi assolutamente riuscito. Non mi aspettavo che partecipassero così tante aziende, hanno partecipato 18 su 41, quindi quasi la metà del mercato, e poi forse anche le più trasparenti, quelle che sono più rivolte a un dialogo con gli investitori e a una comunicazione finanziaria. Non dimentichiamoci che la comunicazione finanziaria è fondamentale poi per attrarre l'investitore ed è ciò che fa muovere il titolo sul mercato. Perché investire nelle società dell'Aim Italia? Perché sono modelli di piccole realtà italiane eccellenti, perché per trovare le realtà interessanti in Italia bisogna andare sul piccolo, e quindi la piccola e media impresa spesso ha quella qualità che la differenzia e quella qualità che fa della stessa una possibilità di esportare il modello di business, di crescere anche all'estero e di avere delle strategie interessanti e aggressive.